Namaste. Benvenuti. Questa sessione è dedicata al pranayama bastrika. Bastrika significa, è il mantice, è il soffione del fabbro per alimentare il fuoco ed è una tecnica di pranayama che alimenta il fuoco interiore, alimenta prana. Alcune scritture affermano che addirittura si risveglia kundalini, shakti attraverso bastrika pranayama. Sicuramente alimenta alquanto il fuoco interiore e lavora sugli organi nell'area dell'addome e espande prana, permette di espandere il prana che governa il corpo. È una tecnica molto simile che conosce Kapalabhati. Qui però in bastrika si usa l'addome e si forza sia l'inspirazione e l'espirazione, e sempre usando l'addome. Il ritmo dipende è soggettivo, quindi per qualcuno ha un ritmo più rapido, qualcuno più breve, e anche dalla dimestichezza che si ha con la tecnica di pranayama. Quindi il consiglio, come faremo in questa occasione, all'inizio usiamo un ritmo più lento, nel senso, cioè lo spazio tra l'inspirazione e l'espirazione non sarà particolarmente rapido o breve, ma un po' più lungo, e poi via via possiamo ridurre quello spazio, così come i giri di bastrika. Un giro completo è espiriamo, inspiriamo. Forziamo l'espirazione, forziamo l'inspirazione, quello è un giro completo di bastrika. E iniziamo con 10 e poi si può andare avanti 20, 30, 40. E, così come in Kapalabhati o in bastrika, poi ci sono delle diciamo versioni più avanzate dove manteniamo le narici chiuse parzialmente, lo facciamo solo attraverso la narice piuttosto che dall'altra e così via. In questa occasione ci limiteremo, diciamo così, a introdurre bastrika, quindi tenendo le narici, entrambe le narici aperte.